Un passo al giorno invece di tre, né pulizie giornaliere né periodiche, niente servizio lavanderia. Prestazioni al di sotto di quanto pattuito con la prefettura, quelle rese dalla cooperativa Astirforma, Verdemela e Humanitas, ai circa 100 richiedenti asilo ospitati in 8 strutture tra Prato, Carmignano e Poggio a Caiano. Un arresto e 2 interdizioni dalla professione, queste le misure cautelari emesse a ridosso di Natale dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura al termine di 3 mesi di indagine sulla gestione dei centri di accoglienza straordinari del consorzio Astir. 3 mesi di arresti domiciliari per Loretta Giuntoli, presidente di Astir e legale rappresentante delle cooperative Verdemela e Astirforma. 9 mesi di sospensione dall'attività per i legali rappresentanti della cooperativa Humanitas, Alberto Pintus, diacono, vice direttore della Caritas diocesana, e Roberto Baldini. Per tutti e tre la procura ipotizza il reato di frode nelle pubbliche forniture e per Giuntoli anche quello di minaccia nei confronti di 3 dipendenti sentiti dalla Digos durante le indagini. Abbiamo dovuto constatare che venivano fatte oggetto di pressioni, di minacce, di licenziamento, di abbandono, nel caso in cui avessero rivelato, diciamo, le disfunzioni. Un terremoto, quello che si è abbattuto sulla gestione dell'accoglienza affidata ad Astir dalla prefettura. Nelle pagine dell'inchiesta dei sostituti Laura Canovai e Egidio Celano, la descrizione della cruda realtà a cui sarebbero stati costretti i profughi, sporcizia, degrado, sovraffollamento, scarsità di cibo e pare anche l'infestazione di topi in una struttura e di blatte in un'altra. Secondo la ricostruzione dei fatti, dei 35 euro al giorno corrisposti dalla prefettura per ogni ospite, solo la metà sarebbero stati impiegati allo scopo. Quello che è stato accertato è questa assoluta, come dire, discrasia fra il servizio che doveva essere erogato e quello effettivamente erogato. A documentare le accuse mosse dalla procura ci sarebbero video e foto, immagini che mostrerebbero profughi ad accendere il fuoco all'aperto per scaldare qualcosa da mangiare e a rovistare nella spazzatura alla ricerca di lenzuola. Abbiamo anche sentito alcuni dei profughi. Ci hanno riferito, insomma, delle situazioni ambientali, dei servizi che noi abbiamo ritenuto rilevanti per contestare i reati oggetto di indagine.